Cari amici, sarò sintetico, ma non plastico, sintetico, semplicemente. In estrema sintesi voglio leggere il testo del giuramento che facciamo tutti gli anni, con qualche piccola modifica dovuta all'evoluzione del sistema in cui ci troviamo. E quindi faccio la mia declamazione. Nel nome di quanto è per me più sacro e dell'Italia, nel nome di tutti i martiri ed eroi italiani caduti a causa degli infami di qualunque nazionalità che ci hanno derubato nei decenni dei nostri umani diritti, per i profondi e sacri doveri che mi legano alla terra ove sono e singolo di fratellanza che mi sono stati dati, per l'amore congenito in ogni uomo ai luoghi dove nacque sua madre e dove vivranno i suoi figli, per l'odio connaturato in ogni uomo contro il mare, l'ingiustizia, l'usurpazione e l'arbitrio, per la vergogna di non avere la sovranità di cittadino, né sovranità monetaria, né sovranità economica, né sovranità politica, né di nessun altro genere, per la tensione della mia anima per la libertà e il bene impotente ad esercitarla a causa dei lacci e catene della servitù e della globalizzazione, per la memoria dell'antica potenza, per la consapevolezza dell'attuale impotente schiavitù, per le presenti ed ancora più copiose future lacrime delle madri italiane, per le centinaia di migliaia di falliti, disoccupati, disperati e suicidati, tutti figli di questa disperata e disgraziata nazione, per la miseria e la sofferenza dei milioni di italiani, io, consapevole della missione dell'Italia nel contesto internazionale e nel dovere di ogni uomo nato italiano, ha di contribuire al suo adempimento, convinto del ruolo dell'Italia come grande nazione mondiale, che esistono in essa le forze necessarie a rifondarla, che il popolo è depositario di queste forze, che nel dirigerle in favore del popolo e col popolo sta il segreto della vittoria, cosciente che la virtù sta nell'azione e nel sacrificio, che la potenza sta nell'unione delle anime, degli intenti e nella costanza delle volontà, dono il mio nome a questa associazione di uomini credenti negli stessi principi e giuro di offrirmi tutto e per sempre al fine di rifondare l'Italia come nazione sovrana, indipendente, libera e a misura dell'uomo, di promuovere con tutti i mezzi di parola, scritto, azione l'educazione dei miei connazionali attraverso l'esempio nel pervenire ai nostri obiettivi e raggiungere nel tempo la purezza d'animo con cui sola è possibile rendere la conquista durevole, di non appartenere da questo giorno in poi ai partiti che ci hanno condotti all'attuale rovina, di uniformarmi ai principi e alle istruzioni e alle regole che mi verranno trasmessi nello spirito univoco da chi rappresenta con me l'unione dei miei compagni, di soccorrere per quanto possibile con l'opera e col consiglio i miei pari nella sacra unione, ora e sempre, così giuro, e se io tradissi in tutto o in parte il mio giuramento, invoco fin da ora il marchio del disonore sulla mia testa e il mio nome è l'abominio degli uomini e l'infamia dello spergiuro. Ecco, questo è in sintesi quasi poetica la volontà e la percezione degli interessi che ritengo più essenziali nella gestione del nostro comportamento giornaliero nel tempo e nello spazio. A conclusione di questa cerimonia leggerò una dichiarazione del Consiglio Comunale di Roma, deliberazione numero 235 del 15 novembre 2007, approvata all'unanimità. La tradizione più che bimillenaria del Tribunato della Plebe è parte di una continuità tra Roma antica e la società contemporanea, lungo una linea ideale che collega il pensiero di Cicerone sulla Repubblica all'azione di Cola di Rienzo e al progetto mazziniano di Costituzione della Repubblica Romana del 1849, fino alla contemporanea istituzione del Sindacato dei Lavoratori e del Defensor del Pueblo nelle Costituzioni ispano-americane. Dopodiché dichiariamo conclusa la nostra... Gaudetur Priapus! E oggi vi ricordo che è il 21 di aprile del 2023. Più o meno, perché 2000, con tutte le
diciamo, le rivoluzioni che ci sono state anche di misurazione del tempo, per esempio Giulio Cesare nel 45, nel 42 e quant'altro, e poi Ottaviano successivamente, misero e aggiunsero qualche mese altro che anno bisestile, anni quadri bisestili. Esattamente. Va e bene, quindi apparentemente 21 di aprile 2023, apparentemente perché poi c'è stato anche diciamo 2776 Gregorio XIII che anche lui ha revisionato la cronologia e il datario, e quindi insomma più o meno 21 aprile del 2024, ma 2023, ma con una tolleranza di una decina d'anni più o meno. Diciamo che sono i preti che insistono tanto su delle date che poi sono false comunque. Quindi. E vi invitiamo al prossimo 21 aprile del prossimo anno qui a Montesacro di Roma sulla Nomentana. Solon! Sempre! Continuiamo!